benvenuto in questo quinto capitolo. Come sono andati i precedenti quattro? Hai cominciato a comprendere qualcosa di più, forse a porti qualche dubbio in più su come funzioniamo, su come siamo fatti, su chi ci ha programmato e perché? Bene, in questo quinto capitolo iniziamo tutta quella serie di illusioni che ci sono state inserite apposta da quei programmatori di cui parlavamo nei capitoli precedenti. E per comprendere le motivazioni per cui noi abbiamo determinate credenze, determinate convinzioni, determinate abitudini e anche determinate azioni, c'è bisogno di fare un passo indietro nella storia. Quindi in questa parte del videolibro andremo a tirar fuori tutte quelle varie illusioni che ci sono state infilate dentro, di cui siamo stati spesso indottrinati, in modo tale che noi ci potessimo convincere di determinate cose per quelle motivazioni che poi abbiamo spiegato nel capitolo 4. Dobbiamo fare un salto indietro nella storia per questa prima illusione, per poi andare avanti con tutte le altre in modo tale che in un quadro storico ben definito potremo comprendere meglio quello che abbiamo in testa e quindi, nella seconda parte, andarlo a riprogrammare. In questo capitolo voglio svelarti l'illusione che ci hanno infilato, spesso indottrinato, sin dai tempi della scuola, riguardo la motivazione per cui noi esseri umani esistiamo oggi, cioè come l'essere umano è arrivato a essere come siamo noi oggi sulla Terra. Storicamente, fino a qualche centinaio di anni fa, si credeva che la cosiddetta teoria della Genesi, ovvero che un Dio superiore un giorno si è svegliato e si è messo a lavorare, ha creato la Terra e gli umani sono arrivati su questa Terra già belli e fatti, così come siamo oggi. Punto. Quindi noi siamo sempre stati così perché un giorno un Dio si è svegliato. E questa è stata la credenza comune per diverse centinaia, se non migliaia di anni. Poi, negli ultimi tempi, parliamo già intorno al 1800, la scienza cominciava a evolversi, diventava più semplice la comunicazione e quindi il popolo diventava un po' più scettico, diventava un po' più difficile da credere a questa teoria della Genesi, serviva qualcosa di più scientifico. E allora, che cosa ci hanno insegnato e che cosa ci viene insegnato ancora oggi nelle scuole? Che noi siamo diventati esseri umani grazie a una sorta di evoluzione genetica che si può teorizzare e che si può spiegare grazie alla teoria evoluzionistica di Charles Darwin. Avrai sentito parlare di questo personaggio, non soltanto perché in televisione c'è Ciao Darwin, ma ci saremo chiesti chi è questo Darwin. E probabilmente abbiamo un'informazione nella nostra testa da qualche parte, magari non la ricordiamo come insegnamento scolastico, ma ci dovrebbe essere e potresti andarla a cercare nella tua mente. C'è un'informazione da qualche parte che dice che in natura si evolve il più forte. Pensaci un po', ti risuona questa frase? Il più forte si evolve, il debole si estingue. E questa è la base della teoria evoluzionistica di Darwin, o comunque quelle poche cose che in qualche modo ci vengono insegnate senza andare nel dettaglio e senza comprendere bene che cosa disse davvero Charles Darwin e perché e in quale contesto storico. Però ci viene insegnata normalmente, ci viene fatta bere questa teoria e noi piccoli bambini che diamo per scontato che il nostro insegnante ci dica la verità e che i libri dicano la verità, prendiamo per buona questa teoria e nella nostra mente si forma una credenza che dice il più forte si evolve e sopravvive, il debole invece soccombe e muore e si estingue. Se ci pensi un attimo dovresti trovare informazioni del genere da qualche parte remota del tuo banco dati di memoria. Ricordi cosa ti dissi nei primi capitoli di questo videolibro? Non credere una parola di quello che ti dirò, né tantomeno non credere una parola di quello che ti viene detto in giro e che ti dice anche la tua stessa testa. Perché determinate informazioni e a volte delle credenze, a volte delle spinte a delle azioni potrebbero essere generate da pensieri installati da indottrinamenti come questo. In natura sopravvive e vince il più forte. Il debole muore, soccombe e si estingue. Ok? Pensa a questa informazione, questa macroinformazione quanto potente è. Ma facciamo un passo indietro e vediamo davvero che cosa disse Darwin nella sua teoria. Nel 1859 Charles Darwin esce fuori con il suo libro L'origine della specie
E se lo vai a sfogliare, lo leggi o ti informi un po', scoprirai che fondamentalmente la sua teoria si basa su questo principio, ovvero il fatto che noi siamo diventati quello che siamo diventati in due passi fondamentali. Il primo passo è stata una mutazione accidentale, ovvero una cosa casuale, non voluta, che accade spesso in natura ed accade normalmente con il più piccolo della cucciolata. Quindi una mutazione accidentale genera un primo cambiamento all'interno di una specie. Questa mutazione genetica può dare delle nuove risorse, nuove capacità, nuove abilità all'essere mutato. E queste nuove abilità tenderanno a farlo sopravvivere e adattare meglio all'ambiente e soprattutto diventando il migliore all'interno della sua specie, vivrà di più e riuscirà a diffondere il nuovo gene meglio e più degli altri. Quindi, ricapitoliamo. Noi siamo diventati quello che siamo diventati per un caso e perché siamo stati i più forti della nostra specie. Interessante. Quindi, secondo la teoria evoluzionistica di Darwin, sopravvive il più forte. Questo presuppone che in natura ci sia competizione, che in questa competizione vinca il più forte e che la natura non si prende cura di noi, ma dobbiamo essere noi a riuscire a sopravvivere alla natura stessa, in quanto noi staccati dalla natura stessa. Quindi se noi siamo più forti rispetto a tutto il nostro ambiente, ci evolviamo e andiamo avanti. Se non siamo i più forti, periamo, soccombiamo e ci estinguiamo. Ora, questa teoria ci è stata infilata sin da piccoli in qualche modo nella nostra testa. E questa teoria si basa sulla paura e sulla competizione. Ti suonano già familiari queste due parole? Paura e competizione. Paura che non riusciremo a vivere all'interno del nostro ambiente e dobbiamo competere per essere i migliori. Trovi qualche similitudine con quello che abbiamo detto nel capitolo 4? Ma andiamo avanti. In realtà non è esattamente così in natura. In realtà in natura ci evolviamo grazie a delle mutazioni adattive, ovvero mutazioni che ci permettono di adattare il nostro corpo all'ambiente. Non a caso l'umano è uno degli animali più evoluti nell'adattare i propri geni e il proprio corpo all'ambiente circostante. Per capirci che vuol dire un mutamento adattivo, può essere l'esempio della giraffa. Giraffa che ha il collo inizialmente corto e riesce a mangiare le sue foglie preferite perché in quel momento storico gli alberi sono ancora bassi e riesce a mangiarli a quell'altezza. A mano che gli alberi si alzano, che sì, c'è una deforestazione, in qualche modo l'altezza delle foglie da lei preferite si alza, la giraffa in qualche modo allunga il proprio collo per adattarsi all'ambiente e continuare a sopravvivere. Ovviamente questo avviene in ambienti, in tempi molto molto lunghi. Se pensiamo che noi stessi come umani ci siamo adattati a vivere da un ambiente completamente puro e naturale, pulito, come poteva essere la Terra di qualche migliaio di anni fa, un ambiente completamente sporco e intossicante come quello che è oggi. Ma anche in una maniera molto più semplice, se rifletti, basta pensare come il nostro corpo si adatta al fatto che noi, in qualche modo, all'interno di noi stessi, assorbiamo e mettiamo delle tossine. Ad esempio, se hai mai fumato in vita tua, probabilmente ti sarai reso conto che la prima volta che hai fumato, il corpo, i polmoni, la gola, in qualche modo, subito ti ha dato lo stimolo di tossire, di espellere quella robaccia che hai buttato dentro. E questo è lo stimolo classico del nostro corpo, perché tende a proteggerci e butta fuori la tossina in qualche modo che abbiamo forzato ad inserire. Un po' come quando mangi qualcosa di avvelenato, di intossicato, magari qualche cibo scaduto che è andato a male, che succede? Il tuo corpo immediatamente o dopo un po' lo espelle o vomitando o in qualche altra maniera.
Quindi questo è il nostro metodo di protezione. Però che succede? Che se tu, malgrado il tuo corpo che ti stai cercando di proteggere dall'elemento tossico, continui a dargli l'elemento tossico, il tuo corpo che cosa dice? Io non posso fare a meno perché l'ambiente è tossico. Quindi, visto che io non posso in qualche modo buttare fuori la tossina, mi adatto. E improvvisamente la sigaretta comincia a piacerti e non darti più fastidio. Perché il corpo in qualche modo si è adattato ad assorbire la tossina. Ciò non vuol dire che non ti faccia male, ma semplicemente che il corpo si adatta anche in tempo abbastanza rapido. Questa è la nostra capacità di adattamento. Ora, la mutazione adattiva in natura serve per appunto adattare il nostro corpo e le nostre funzioni organiche alle mutazioni ambientali. E tanto più un essere riesce a mutare, adattarsi all'ambiente, tanto più ha capacità di sopravvivere. Ecco perché l'uomo è uno di quelli che sta sopravvivendo meglio. C'è da dire anche che l'uomo non è altro che un elemento della natura, fondamentalmente facciamo parte del regno animale, e la natura ci tornerà spesso, soprattutto nella seconda parte. In quanto essere facente parte del regno animale e della natura stessa, rispondiamo alle stesse regole, quindi le mutazioni adattive ci permettono di mutare i nostri geni in modo da creare una biosfera armoniosa e cooperativa. Quindi, l'evoluzione della specie non avviene per competizione, ma per cooperazione. Tra l'altro, in natura ci sono migliaia di esempi di animali e specie che collaborano tra di loro, per cui uni sono necessari agli altri. Questo accade sia nel mondo animale che nel mondo vegetale. Quindi, tornando a Darwin, ci hanno fatto credere che la sua teoria evoluzionistica fosse quella vera, fosse la Bibbia, fosse la verità. E quindi ci hanno in qualche modo installato il programma di paura e competizione. Fondamentalmente la teoria di Darwin ci dà in qualche modo la paura come motivazione, la paura che il mondo, la natura, non ci supporterà. Quindi, per non morire, per non perire, per non estinguerci, dobbiamo diventare i più forti. Se diventeremo i più forti, ci evolveremo, procreeremo e la nostra specie andrà avanti. Quindi lotta e competizione. Questo è quello che ci insegna Darwin, questo è quello che ci hanno infilato nella testa, questo è quello in cui siamo stati indottrinati in tutto il mondo e che ci hanno fatto credere dal 1859 a questa parte. Sai come si genera una credenza collettiva? Hai mai sentito parlare dell'esperimento delle 100 scimmie? Ci fu Lian Watson, un giornalista, che riprese questo esperimento in uno dei suoi scritti. Praticamente degli scienziati che cosa fecero? Si resero conto che, allora, insegnarono a un gruppo di scimmie, ai macachi praticamente, a lavare le patate così che toglievano la terra e potevano mangiarle più tranquillamente. Ora, questa nuova abilità si diffuse prima lentamente all'interno della loro comunità, quindi piano piano le prime scimmie cominciavano a lavare le patate prima di mangiarle, poi sempre di più, comunque lentamente. Però poi accadde una cosa particolare: nel momento in cui il numero di scimmie che sapevano fare questo raggiunse una sorta di massa critica, improvvisamente la diffusione in tutti gli altri gruppi, in tutte le altre comunità, addirittura di isole di distanza, che non avevano contatti con queste scimmie, si diffuse molto velocemente. Quindi, addirittura a distanza di spazi, senza il contatto con le scimmie stesse che avevano l'abilità, improvvisamente altre scimmie di altre isole acquisirono la stessa abilità e incominciarono a pulire le patate anche loro. Questo si può spiegare in mille modi, però fondamentalmente potremmo dire che nel momento in cui si raggiunge una massa critica, la nostra vibrazione, il nostro pensiero, la nostra conoscenza entra in una sorta di conoscenza collettiva, di coscienza globale, da cui altre persone in qualche modo possono attingere. Questo potrei presupporre che è lo stesso motivo per cui spesso quando avviene una nuova invenzione,
avviene quasi contemporaneamente in più posti in contemporanea, quindi più scienziati più o meno nello stesso momento, senza avere contatti tra di loro, arrivano alla stessa intuizione. Questo perché probabilmente la massa critica, l'intuizione, la conoscenza globale è arrivata a un punto in cui esiste questa informazione e può essere presa da chi in qualche modo può essere connesso ad essa. E qui ci arriveremo. Che cosa ci dice l'esperimento della centesima scimmia? Che nel momento in cui una massa critica abbastanza elevata di persone crede in una determinata cosa, questa si diffonde all'intera comunità molto molto velocemente. E così noi oggi siamo tutti convinti che nella nostra vita quotidiana si evolve il più forte e dobbiamo avere paura del nostro ambiente, così dobbiamo essere sempre in competizione, sempre con la paura che ci deve motivare a essere il migliore, se no ci estinguiamo. A scuola non ci insegnano e si dimenticano di dirci un piccolo pezzo della storia di Darwin. Darwin stesso, prima di morire, ammise che la sua teoria era sbagliata. Ma ormai era in giro, la conoscevano tutti e quindi andava bene così, anche perché probabilmente conveniva di più. Adesso ci arriveremo. Darwin stesso in qualche modo ammise che era molto più valida la teoria di Lamarck. Ne hai mai sentito parlare di Lamarck? Lamarck è antecedente a Darwin, quindi la sua teoria viene fuori 50 anni prima che Darwin nascesse, ma non si è mai sviluppata come credenza collettiva perché probabilmente a nessuno conveniva. Che cosa dice la teoria evoluzionistica di Lamarck? Lamarck dice che l'essere umano è un essere della natura, fa parte della natura e come tale è collegato all'ecoambiente, è collegato alla biosfera, è collegato appunto all'ambiente da cui proveniamo. Ne rispettiamo le regole e rispettiamo l'ambiente stesso. Ricordiamoci, tutti gli animali in natura, in quanto facenti parte della biosfera e consapevoli di essere parte della natura stessa, rispettano l'ambiente in cui vivono, tranne l'uomo. Perché nessuno ci ha mai detto o insegnato che noi siamo esseri provenienti dalla natura e facciamo riferimento alle stesse regole e quindi facciamo parte di una biosfera che deve essere mantenuta in equilibrio. Abbiamo accettato consapevolmente o inconsapevolmente la teoria darwiniana, dove ci dice che noi siamo in lotta contro la natura e quindi ci sentiamo staccati da essa. Ed essendo in lotta, vince il più forte, quindi siamo autorizzati a distruggerla e depredarla. Pensa per un attimo che mondo sarebbe se dal primi del 1800 tutte le generazioni fossero state indottrinate con questa nuova informazione, cioè che noi siamo parte della natura, che noi siamo animali come tutti gli altri, che noi facciamo parte di una biosfera che deve essere mantenuta in equilibrio, che questo è il nostro ambiente vitale e come tale va rispettato. Rispettando il nostro ambiente, l'ambiente si prenderà cura di noi. Pensa oggi come vivremmo, pensa oggi che rispetto avremo per la natura, pensa oggi come la natura ci fornirebbe di tutto ciò che avremo bisogno, come già normalmente è se soltanto ci aprissimo a una mentalità diversa che non è quella dello sfruttamento, ma è quella della cooperazione, della collaborazione. Ma questo era quello che diceva Lamarck, e purtroppo Lamarck non se l'è filato nessuno. Ma capiamo perché non se l'è filato nessuno, capiamo perché nessuno ha voluto divulgare una teoria ben più pratica e realistica di quella di Darwin, capiamo perché la teoria di Darwin è diventata una conoscenza globale, una credenza collettiva, per quale diavolo di motivo ci hanno voluto indottrinare in questa maniera. Ora, per farci un quadro un po' più completo, dovremmo comprendere, prima di tutto, chi era Charles Darwin, da dove arrivava, da dove arriva la sua teoria e in quale momento storico e paese egli viveva. Andiamo per gradi. Adesso ti faccio un'altra domanda. Probabilmente, abbiamo detto, avrai sentito parlare in qualche modo di Charles Darwin. Ora ti chiedo, il nome Alfred Russel Wallace
ti dice qualcosa? Forse no, un perfetto sconosciuto. Eppure, nella storia, non ci raccontano che questo cittadino comune è uno scienziato, crea questa teoria dell'evoluzione della specie e la manda a Darwin. Darwin chi era? Darwin era il pupillo di Charles Lyell, scienziato dell'Inghilterra vittoriana. Scienziato inglese anche lui. Entrambi facevano parte della classe alta dell'Inghilterra vittoriana. Classe alta che aveva estrema influenza e importanza all'interno dell'Inghilterra vittoriana. Ora, gli arrivò questa teoria in mano, ma il fatto che Wallace fosse un cittadino comune e non facesse parte della classe borghese era impensabile per quel periodo. E quindi che cosa fecero? Ci fu una sorta di accordo tra Lyell, Darwin e Joseph Hunter, un altro botanico sempre di quella cricca, che decisero di far uscire questa teoria evoluzionistica con il nome di Darwin per primo e il nome di Wallace per secondo. Quindi divenne la teoria dell'evoluzione di Charles Darwin e Alfred Russel Wallace. Ora, nel mondo scientifico, il primo nome è in genere la persona che ha creato la teoria, mentre il secondo è quello che gli ha dato una mano, il portaborse, insomma. E in questo modo, pian piano, il nome di Wallace si è dimenticato ed è scomparso nei meandri dei ricordi storici, tanto che probabilmente quel nome a te non ha detto assolutamente nulla. C'è un'altra grande differenza. La teoria che mandò Wallace era leggermente diversa rispetto a quella che Darwin e gli altri della sua cricca hanno pubblicato. La teoria di Wallace si basava sul fatto che il più debole veniva eliminato, che Darwin e Company hanno cambiato con sopravvive il più forte. Ora, può sembrare la stessa cosa, ma ragioniamoci un attimo. Si estingue il più debole e sopravvive il più forte non sono esattamente la stessa cosa. Pensaci, ipotizziamo due mondi, un mondo A e un mondo B. Un mondo A dove sopravvive solo il più forte. Quindi bisogna sempre essere al top, bisogna sempre competere, sempre vincere, perché se no moriamo. Nel mondo B si estingue il più debole. Quindi basta non essere il più debole, non bisogna essere necessariamente il migliore e competere. Basta non essere il più debole, che è molto più semplice da essere il migliore. Non pensi? Ora, questo concetto in natura è abbastanza normale. In una cucciolata, magari di 10 cuccioli, quello più debole in genere è quello che muore prima, o perché non viene neanche allattato dalla madre, o perché viene mangiato dai predatori, o in qualche modo la natura fa il suo effetto. Lo fa scomparire in maniera tale che i suoi geni non si tramandino, perché sennò potrebbe far diventare la specie più debole. Ma non tutta la cucciolata. Cioè, ipotizziamo che ci sia una cucciolata di 10 cuccioli, uno è debole e malato, questo perisce. E questo è quello che ci ha detto Wallace. Gli altri 9 si evolvono e sopravvivono. In base alla teoria della specie, invece, la sopravvivenza del più forte sopravvive solo quello più forte, quello che vince nella competizione, quello che vince sempre e che riesce a essere il migliore. Sono due concetti estremamente diversi. E sicuramente il primo prevede una vita molto più rilassante e tranquilla rispetto al secondo, dove dobbiamo sempre avere paura di non essere i migliori e dobbiamo essere sempre in competizione per vincere e sopravvivere. Ora, perché fu fatta questa piccola modifica alla teoria di Wallace? Perché quando Darwin andò a presentare questo al mondo vittoriano, lo andò a presentare a una classe alta, elevata, che si credeva superiore rispetto alla classe bassa e popolare.
E quindi enfatizzò il concetto che vince il più forte, che si evolve il più forte, così da dare ancora più luce e credito alla borghesia vittoriana. Questo piacque ovviamente ai potenti, che si sentivano ancora più forti adesso grazie anche a questa teoria di evoluzione della specie, quindi loro erano i migliori e loro dovevano sopravvivere ed evolversi e tramandare i loro geni, così che hanno accettato la teoria di Darwin, hanno tolto il nome di Wallace e l'hanno spinta e fatta conoscere, diffusa il più possibile, tanto che è diventata una credenza collettiva. È vero che in natura ci sono tantissimi esempi di competizione, ma ce ne sono almeno tanti altri di collaborazione e di aiuto. Attenzione, Darwin e Lamarck non furono gli unici. Un altro personaggio, questa volta russo, più o meno dello stesso periodo storico, il suo nome è un po' particolare, Pryot Kropotkin, sembra uno scioglilingua, sviluppò anche lui la sua teoria evoluzionistica. E nel suo libro, in inglese si chiama Mutual Aid, quindi aiuto reciproco, spiegò e dimostrò come appunto l'aiuto reciproco e la collaborazione è molto più utile per l'evoluzione della specie piuttosto che il reciproco conflitto e la lotta. Ma anche di questa teoria non se n'è mai saputo nulla. Ora, è ovvio che queste teorie non potevano essere diffuse dai potenti. Innanzitutto i potenti erano quelli che avevano la capacità di diffusione verso il popolo e soprattutto ai potenti conveniva che venisse data scientificamente una teoria dove vince il più forte e il più forte si evolve, perché erano loro i più forti. Ed in base poi a questa stessa teoria, che la vedremo più avanti applicata nella rivoluzione industriale e nello sviluppo del capitalismo, che prevede l'aumento del potere da parte di pochi. Qui stiamo nel 1859. Ci rendiamo conto da allora a oggi come sono cambiate le cose grazie alla diffusione o a causa della diffusione di questa teoria. Che cosa ha causato poi ai giorni nostri la teoria di Darwin? Ha causato questa continua smania di dover essere il più forte, e il più forte è chi ottiene. Chi ha più terre, chi ha più soldi, chi ha più beni materiali, chi ha più. Così sono nate le corporations, le cosiddette grandi aziende che un po' comandano il mondo, ma poi lo vedremo, e che, essendo nati da un principio per cui noi siamo staccati dalla natura, possiamo tranquillamente distruggerla e depredarla delle proprie risorse per i nostri comodi e per ottenere sempre di più. Così che noi possiamo accumulare ricchezza, terre, beni, molto spesso inutili, perché così siamo i più forti, così siamo la specie superiore, siamo quella che si evolve e che non si estingue. Bene, con questa prima illusione svelata, che spero ti abbia fatto un po' riflettere e pensare, chiudo questo quinto capitolo. Nel prossimo parleremo del come ci siamo trasformati in consumisti. Cosa c'è stato dietro, chi l'ha pagato, chi l'ha creato, con nomi e cognomi. Andremo a svelare un altro piccolo pezzo di storia che si aggiunge a questo primo che abbiamo svelato in questo capitolo. Come al solito ti chiedo di condividerlo il più possibile, ovviamente se ti è piaciuto. Ti chiedo di, se vuoi essere sempre aggiornato sull'uscita dei nuovi capitoli, aggiungere il tuo mi piace qui sotto, qui su YouTube, se stai su YouTube, oppure di andare su YouTube e mettere il mi piace, e di iscriverti al canale stesso se hai una mail di Gmail e quindi hai un tuo account YouTube. Ovviamente ti chiedo, se puoi, se ti è piaciuto, di condividere questo video sul tuo account Facebook, magari di farlo più spesso, così che sempre più tuoi amici potranno vederlo e potranno comprendere, magari entrare anche loro in questo mondo per poter un po' risvegliare le loro coscienze e svegliarsi un po' di più. Ti ricordo sempre che tutti i capitoli sono disponibili sul sito www.saltoquantico.org e se vuoi diventare tra i nostri sostenitori, così da poterci in qualche modo aiutare nello sviluppo di tutto questo progetto, puoi come sempre effettuare una donazione sulla pagina www.saltoquantico.org/donazioni. Comunque vedi apparire tutto qui sotto.
Ti ringrazio per la visione, ti ringrazio per la collaborazione, ti ringrazio per i commenti che vorrai pubblicare o che vorrai dirmi o che vorrai scrivermi in privato o qui sotto su YouTube stesso, e ci vediamo al prossimo capitolo. A presto!